Siamo in compagnia di Ilaria, so che tu sei anche della Proloco, oltre che noleggiatrice di materiale appunto per far divertire le famiglie sulla neve. Come sta andando la situazione? In questi giorni purtroppo abbiamo assistito al maltempo, ma oggi sembrerebbe, insomma, a parte la nuvola che in questo momento sta coprendo il bel sole, che tutte le famiglie si siano ritrovate per passare un weekend sulle nevi. Sì. La stagione è un po' così, perché purtroppo ha sempre piovuto. È la seconda domenica che apriamo il tappeto magico e le famiglie arrivano, un po' di neve fa bene un po' a tutti, anche all'economia del nostro altopiano. Quindi il maltempo è quello che sta purtroppo rallentando la stagione invernale? Sì, anche perché qui piove, mentre in quota nevica, infatti su a 2020 circa metri qui al Verena, al comprensorio del Verena, che sono quelle montagne che vedi là in fondo, dietro quelle nuvole, praticamente arrivano fino a 7 metri di neve. Qua piove e là nevica. Ilaria, che tipo di turismo avete qui? Siamo, ricordiamo, sull'altopiano comunque di Asiago, questo è uno dei bellissimi comuni dell'altopiano. Che tipo appunto di turismo c'è? Allora, è un turismo di famiglie. Ovviamente è un altopiano, quindi offre grandi possibilità di passeggiate. Ci sono degli immensi spazi verdi e comunque i panorami che vedete qui, ovviamente in misura limitata, però valgono la pena di essere visti, e soprattutto è un posto dove ci sono molti percorsi inerenti alla Grande Guerra. Infatti il prossimo anno sarà il centenario della Grande Guerra e si stanno approntando diverse iniziative per valorizzare anche i posti che ci sono, quindi le trincee, i vari forti che ci sono qui nei dintorni, e valorizzare questa zona. So che se, insomma, fatto questa confidenza, torneresti mai a Rovigo? No, io mi trovo bene qua e comunque è un vivere completamente diverso, senza stress, e i ritmi sono molto più rallentati.